perché diciamo in un andamento abbastanza regolare della partita Legnano aveva il controllo della partita e quindi avevamo bisogno di rompere un po' l'andamento che stava avendo l'incontro e quindi avere un lungo che mettesse un po' Mosley nel dubbio se aiutare o non aiutare, se marcare il tiro da fuori o chiudere sulla penetrazione, poteva un po' come dire, scompaginare i piani di Legnano per il finale di partita. No, ha giocato, complimenti a Legnano per la vittoria, assolutamente. Hanno avuto grande continuità nel corso della partita, secondo me su un aspetto importante come quello dell'energia, che poi si può concretizzare in tanti aspetti, nei rimbalzi d'attacco, nella capacità di difendere bene le penetrazioni, nella capacità di attaccare la difesa più volte nella stessa azione, quindi essere continui a quel livello di intensità per tutta la partita è qualcosa di molto difficile da mettere in pratica, soprattutto secondo me in questo periodo dell'anno in cui le squadre hanno un po' di calo e Legnano come noi ha dovuto magari spremere qualcuno per sopperire, immagino, agli infortuni di Mosley e Maiocco e penso nessuno più di noi possa capire che cosa significa, diciamo, sopravvivere agli infortuni. Quindi assolutamente vanno fatti i complimenti a Legnano. Noi per tre quarti della partita non ci abbiamo capito molto, perché era una partita che richiedeva un livello di attenzione, di dettagli molto alto. Secondo me il nostro miglior momento è stato il terzo periodo, in cui abbiamo fatto veramente pochi errori. Allo stesso tempo non abbiamo fatto mai canestro nel terzo quarto e alla fine secondo me in un quarto giocato benissimo dalla squadra, da meno 4, da meno 6 abbiamo finito a meno 8, però questo inciso in un discorso molto più ampio che va sottolineato, che non si può vincere a Legnano giocando bene un quarto su 4, però allo stesso tempo magari poteva darci la possibilità di mettere un po' di pressione a una squadra che per il resto, ripeto, ha controllato la partita. No, non dobbiamo trovare scuse, assolutamente, una partita non buona. Innanzitutto, rivedendola, capiamo poi quanti sono i meriti di Legnano, perché ecco, l'analisi dal nostro lato, come dico sempre, della barricata non deve poi togliere i meriti a chi è riuscito a fare questo tipo di partita e tutti i discorsi poi sono su una linea sottile, quella del dire siamo noi che abbiamo perso e non è stata Legnano a vincere la partita. Questo non deve mai succedere, perché c'è chi, insomma, si prepara quanto noi, eccetera. Secondo me la strategia di Legnano è una strategia molto funzionale quando ha i suoi interpreti in campo, nel senso che è una squadra che è molto aggressiva sugli esterni quest'anno, che ha aggiunto, diciamo, a dei giocatori come Tomasini e Toscano al posto di Frassineti e Navarini, che erano giocatori diversi ma sicuramente meno fisici nei ruoli esterni, e con Mosley a scoraggiare. Quindi loro con gli esterni sono aggressivi e ti mettono pressione e sono fisici, e poi dietro c'è Mosley con i suoi tentacoli che quando tu entri in area ti respinge, e quindi è sicuramente la capacità di Legnano di applicare questo tipo di strategia in maniera così efficace è un merito che va riconosciuto. Questa è una partita difficile da giocare, perché ti serve l'aggressività per attaccarli e non subire la loro pressione, ma ti serve anche la disciplina per non andare a sbattere contro Mosley, e quindi devi attaccare, poi tirarla fuori, poi cambiare di lato, poi riattaccare, poi ritirarla fuori, però non è facile.